Buonasera e ben ritrovati a tutti gli amici e le amiche del Trading Club. Grazie per seguirci sempre durante questa diretta. Io sono Leonardo Arvedi, per chi non mi conoscesse, sono regista del Trading Club. Mi occupo quindi di connettere idee e persone nel mondo degli investimenti. Sarò quindi oggi il vostro traghettatore verso questi meravigliosi viaggi nei mercati finanziari. Ma partiamo subito con la citazione del giorno. La stagione del fallimento è il miglior momento per piantare i semi del successo, di Yogananda Paramahansa, da un'autobiografia di uno yogi. Una frase bellissima, utilissima. Penso infatti che nella vita non esistano sconfitte o errori, ma semplicemente grandi lezioni per migliorarsi e migliorare il mondo ogni giorno. Vi ricordo che per tutta l'estate saremo in onda con due dirette, due appuntamenti live ogni giorno, da lunedì a venerdì alle 2:30 e alle 6, per tutta l'estate al vostro fianco con le nostre dirette, con voi e per voi. Potete vedere e rivedere tutti gli episodi del Trading Club, per farlo sarà semplicissimo, dovete solo iscrivervi al nostro canale e per non perdervi alcun appuntamento attivare le notifiche. Grazie alla campanella vicino al pulsante iscriviti. Ma passiamo al palinsesto della serata. Ci accompagneranno oggi infatti il nostro avvocato Francesco Zucco, voce dell'educazione legale di Alpha for All, con la sua nuova rubrica sul trading online, andando quindi a sfatare i miti e a fugare ogni vostro dubbio. Seguirà la nostra top trader Noemi Santiloni con i suoi esercizi interattivi sulle opzioni. Ma adesso il momento che aspettano tutti. La nostra sigla. Delusi da un sistema fiscale corrotto e inefficiente, un gruppo di risparmiatori ha deciso di gestire i propri soldi in maniera autonoma. Quel gruppo è cresciuto e ti mostrerà come farlo in diretta su YouTube. Unisciti al nostro grido, i miei soldi li gestisco io. Fantastica come sempre la nostra sigla, ma bando alle ciance e quindi non voglio rubarvi altro tempo e passo subito la parola al nostro Francesco Zucco. Benvenuto Francesco. Grazie e buonasera a tutti. Vorrei parlarvi stasera di un tema molto interessante, molto importante, quello del trading online e degli investimenti online. E perché? Perché il pretesto mi è stato dato da una recente trasmissione televisiva che si è svolta su un canale nazionale della TV di Stato, nella quale il trading online veniva presentato come un'attività essenzialmente truffaldina, un'attività cioè che viene venduta da alcune società ai risparmiatori, agli investitori, al solo scopo di truffarli. Ora, noi sappiamo che non è proprio così. Noi che facciamo parte soprattutto della community di assistenza brokers ed Alpha for All sappiamo che il trading online e gli investimenti online sono il modo più sicuro di investire il proprio denaro e farlo fruttare avendo il denaro appunto sotto e gli investimenti stessi sotto il nostro diretto controllo, senza lasciarli a persone che in realtà non hanno di mira il rendimento, ma soltanto le commissioni. Il trading è un'attività che può essere molto redditizia, lo dimostrano i rendimenti che finora in soli 6 mesi hanno ottenuto i traders di Assistenza Brokers ed Alpha for All, il 50% con la tecnica dello spread trading, con i futures sulle commodities, il 18% sulle opzioni, e si tratta, guardate, di rendimenti che nessun investimento attualmente sarebbe in grado di garantire. E tuttavia, c'è ovviamente l'aspetto patologico. Quante volte tanta gente si imbatte in soggetti che contattano via telefono oppure via internet i risparmiatori e quindi li spingono a sottoscrivere contratti che in realtà nascondono delle truffe, fanno perdere i capitali e fanno bruciare il conto ai risparmiatori malcapitati. Ma ci sono delle regole da osservare per evitare la patologia del trading online e riportarlo nel suo ambito fisiologico di attività
che va affrontata come se fosse un'attività imprenditoriale, quindi con preparazione, con cultura, con disciplina, con money management, con conoscenza della psicologia del trading, perché così il trading è assolutamente un'attività redditizia. Ci aiutiamo, come al solito, con alcune slide, proprio per una migliore comprensione. E allora dicevo delle regole. Quali regole osservare affinché il trading non sia un'attività considerata appunto un'attività volta a truffare il risparmiatore, ma sia considerata e possa essere affrontata come un'attività invece seria e fruttuosa. E bisogna stare attenti innanzitutto ai broker con i quali si sottoscrive il contratto. I broker online sono degli intermediari finanziari che svolgono e hanno svolto una funzione molto positiva sui mercati finanziari e grazie a loro se anche gli investitori retail, cioè i piccoli investitori, sono in grado di operare autonomamente sui mercati finanziari. Essi come intermediari appunto favoriscono l'incontro tra chi vuole acquistare o vendere strumenti finanziari. Ma, ed è questo il punto, bisogna scegliere dei broker che abbiano ottenuto in un paese della Comunità Europea la licenza e che siano sottoposti alla regolamentazione dell'autorità di vigilanza. La licenza è un'autorizzazione che si ottiene quando il broker, che è una società di investimento, un'impresa di investimento, ha delle caratteristiche di tipo soggettivo, di tipo patrimoniale, di tipo reputazionale. E una volta ottenuta la licenza è soggetto alle leggi, cioè alla regolamentazione, alla disciplina giuridica del paese in cui ha sede. Tutti i broker che non hanno ottenuto la licenza in Italia sono sottoposti alla iscrizione nella blacklist da parte della Consob, una lista nera in cui si trovano i brokers che non hanno ottenuto l'autorizzazione o che hanno avuto problemi e quindi sono stati in qualche modo bannati da parte della Consob. Ecco, quando ci si imbatte in soggetti del genere, bisogna stare attenti, ovviamente, a non sottoscrivere alcun contratto, ma il risparmiatore, appunto, può andare sul sito della Consob e vedere quali sono i broker autorizzati e quali sono invece i broker iscritti nella blacklist. Cosa cambia per il risparmiatore allora se un broker è regolamentato o non è regolamentato? Ovviamente, quando il broker non è regolamentato, il risparmiatore non ha alcuna garanzia per qualunque problema possa nascere. Per esempio, se c'è un problema sulla piattaforma, se c'è un problema con le singole operazioni, se c'è un problema con i propri capitali. Né il risparmiatore o l'investitore hanno la garanzia di potersi rivolgere all'autorità di vigilanza per sottoporre il caso e quindi per essere in qualche modo aiutati a recuperare del denaro, aiutati per esempio a contattare i broker. Niente di tutto questo succede se il broker non è un broker regolamentato. È per questo che la Consob, per tutelare i risparmiatori, ha inserito sul proprio sito la lista delle piattaforme certificate, dei broker certificati e legalmente autorizzati ad operare, che sono in genere i broker italiani, perché guardate, contattare il broker, il proprio broker nella propria lingua non è cosa da poco, ma c'è sul sito della Consob anche l'elenco delle imprese di investimento comunitarie che operano anche in Italia o con succursale oppure in libera prestazione di servizi. Però attenzione, se un broker o anche se un broker ha ottenuto la regolamentazione in Italia da parte della Consob, per esempio, in Inghilterra da parte della FCA, a Cipro da parte della CISEC, ecco, se ha ottenuto l'autorizzazione non è detto che sia un broker affidabile. Occorre infatti tener presente, e qui si manifesta una prima patologia, che in alcuni paesi le regolamentazioni sono più blande che in altri paesi e quindi in alcuni paesi la licenza si ottiene in maniera molto più semplice che in altri.
E ciò ovviamente non è di garanzia per i risparmiatori e per gli investitori. È il caso, per esempio, di alcune società di investimento di Cipro che, avendo ottenuto le licenze dalla CISEC, hanno operato in Italia con gran danno per i risparmiatori e gli investitori italiani. Ne parleremo però nella prossima pillola informativa, nella quale approfondiremo il discorso relativo ai broker Forex e CFD. Vediamo come fare attenzione a questi soggetti per non cadere in possibili truffe. Lo vedremo nel prossimo video. Io per intanto vi ringrazio, vi auguro una buona serata e restituisco la linea alla regia. Grazie Francesco, intervento davvero illuminante, ma passiamo subito con la nostra top trader e i suoi esercizi interattivi, Noemi Santiloni. Parola a te, Noemi. Ciao a tutti ragazzi e rieccoci con un nuovo esercizio insieme. Sono Noemi Santiloni, trader e coach in commodity spread e opzioni e mentore del programma coach di Alpha for All. Quindi se l'operatività in opzioni vi sta piacendo, assolutamente non potete perdervi questi esercizi. Andiamo ad accorciare considerevolmente i tempi di un'operazione a mercato e voi sarete i protagonisti dell'operazione. Anche in questo caso mi aspetto tantissimi commenti da parte vostra per vedere quanto avete guadagnato in questa operazione e fateci sapere se questi video vi piaceranno, che continueremo con questi esercizi. Passiamo subito a un piccolo recap di come funziona l'operatività in opzioni e come funziona il vertical spread, che sarà il cuore di questi esercizi che faremo insieme. Partiamo intanto col dire che è molto importante il margine di un'operazione in opzioni, perché andrà a determinare il ritorno sull'investimento e il rapporto rischio-rendimento dell'operazione che andremo a mettere a mercato. Sappiate che andremo sempre ad impostare una stop loss per ogni operazione per non andare a perdere quindi il massimo, a prenderci il massimo rischio, insomma, che solitamente inseriamo a 3 volte il premio, che statisticamente è un valore che abbiamo visto che funziona per l'operatività con i vertical spread. Negli esercizi di oggi andremo a vedere questa tabella, ve la spiego brevemente. In pratica vi sarà indicato il margine, in questo caso vedete per esempio 500 dollari, e abbiamo 3 ipotetiche soglie di prezzo in cui voi ne sceglierete una. Quindi deciderete se entrare in una soglia MKT, che significa mercato. Entrare a mercato significa entro al prezzo che in quel momento il mercato mi offre. Quindi di sicuro ho l'operazione all'interno della mia piattaforma. Soglia silver e soglia gold sono di conseguenza 2 soglie che ci pagano di più, che però possono non essere raggiunte. Ovviamente la soglia silver che si trova a metà avrà meno probabilità di essere toccata con un guadagno più alto della soglia market, la soglia gold che si trova ancora più in alto avrà ancora meno probabilità di essere raggiunta rispetto alla soglia silver, ma con un guadagno più elevato. Andiamo a vedere il bull put e il bear call, come si compongono e soprattutto come si comportano nel momento in cui entriamo a mercato. Bull put e bear call sono sostanzialmente le 2 tipologie di vertical spread in vendita. Bull put, vediamo che noi abbiamo per esempio questo titolo. Il bull put funziona nel momento in cui noi andiamo a prendere 2 strike, in questo caso, che si trovano al di sotto della quotazione attuale del titolo. Nel momento in cui il bull put si avvicina ai 2 strike, quindi il titolo, o meglio, scusate, il titolo si avvicina al bull put, quindi scende, si avvicinano agli strike, il prezzo si alza, il prezzo non del titolo ma dell'operazione, quindi del bull put. Quindi sto perdendo in questo momento. Nel momento in cui vediamo che il prezzo risale, quindi si allontana dagli strike, il prezzo sempre del vertical spread si abbassa e quindi guadagno. Il bear call funziona esattamente al contrario, quindi nel momento in cui ho il titolo che si avvicina agli strike, in questo caso abbiamo degli strike che si trovano al di sopra del prezzo della quotazione di questo momento, il titolo si sta avvicinando. Il prezzo sempre del bear call, quindi dell'operazione in opzioni, si alza e sto perdendo. Al contrario, quando mi allontano dagli strike, quindi il titolo scende, sto guadagnando dall'operazione. Ricordiamo che i livelli che vi proporremo, la soglia market, la soglia silver, la soglia gold, non sono dei livelli statici, quindi l'operatività in opzioni non funziona a 3 soglie di prezzo a scelta. Adesso sono
diciamo, suggerite in modo da poter semplificare la scelta di vari livelli, ma in un trading reale sarete voi a decidere qual è il prezzo da inserire all'interno della vostra piattaforma. Partiamo con l'operazione di oggi su SPY, Standard & Poor's, è un ETF. In questo caso vi proponiamo operazione numero 2, un bull put 260-255. Quindi abbiamo il titolo, in questo momento abbiamo un titolo che ha fatto una discesa e un piccolo rimbalzo, noi abbiamo quindi deciso di inserire un bull put a distanza di 8% dal prezzo attuale. Si trova al di sotto di un supporto e abbiamo un RSI relativamente basso perché è a 35. Poi vediamo la tabella con i prezzi proposti, quindi abbiamo il market, prezzo 0,5, vuol dire che ci paga $50 su un margine di 500, prezzo silver 0,9, quindi ci paga $90 e prezzo gold 1,5 e ci paga 150. Vi ricordo che i prezzi silver e gold verranno toccati nel momento in cui il sottostante scende un po', quindi si avvicina agli strike. Se il sottostante da questo momento in poi prende, sale e basta, le soglie silver e le soglie gold non verranno mai toccate, quindi chi le sceglie sostanzialmente rimane a bocca asciutta. Chi entra al mercato invece ha l'operazione direttamente in macchina, vi lascio qualche secondo per pensarci, segnatevi la vostra risposta perché vedremo alla fine chi è che avrà guadagnato di più. Partiamo con l'operazione, quindi ricordo a tutti che chi è a mercato ha incassato il premio di $50. Qua stiamo vedendo già l'operazione che si sta muovendo. Nella parte di sotto vedete l'andamento temporale. Come sapete le opzioni hanno una scadenza, quindi dobbiamo resistere fino alla scadenza dell'operazione per portarci a casa questo premio. Nel frattempo è entrata a mercato la soglia silver, perché il prezzo dell'operazione, che è questo prezzo che vedete qua sotto che si muove insieme alla barra temporale, è arrivato ad 1,13, quindi ancora la gold no, ma la soglia silver a 0,9 sì, quindi abbiamo incassato il nostro premio di $90, ma vediamo perché la soglia market in questo momento si sta avvicinando al livello di stop e vediamo come proseguiamo con l'operazione. Ahia, abbiamo raggiunto prezzo di 1,92, chi è entrato al mercato in questo momento è fuori, quindi la stop, come abbiamo visto, di 3 volte il premio, abbiamo perso $100. Diciamo che l'operazione sta andando non proprio bene bene bene, perché siamo arrivati a un prezzo di 3,28, quindi anche la soglia silver è in stop, in questo caso la perdita di $180. Siamo entrati nel frattempo con la soglia gold, che è il prezzo di 1,5, ci portiamo a casa $150, la stop della soglia gold è a 4,5, non siamo così lontani, quindi andiamo a vedere se riusciamo in questo caso a portare a casa tutto il premio, oppure anche in questo caso ci è andata male. Il prezzo sembra ripartire, quindi chi ha scelto gold al momento sembra che sia l'unico che sta guadagnando. Ci stiamo tra l'altro anche avvicinando alla scadenza dell'opzione, ricordiamo che il passare dei giorni influisce sul decadimento temporale, quindi caduta. Chi è entrato a mercato purtroppo ha subito una perdita di $100, chi è entrato a silver una perdita di 180, ma chi è entrato a gold si è portato a casa tutto il premio di 150. Questa è una simulazione, ma abbiamo visto come il prezzo delle opzioni è molto suscettibile all'andamento del prezzo del sottostante. Quando il prezzo del sottostante si muove di una determinata percentuale, la percentuale di movimento delle opzioni, in questo caso di un vertical spread, è molto molto più alta. Quindi abbiamo veramente oscillazioni di prezzo decisamente più elevate. E in questo caso vediamo anche come il decadimento temporale gioca a nostro
favore. Andremo a vedere insieme alla dottoressa Silvia Pallavicini quali erano le profilazioni più corrette per entrare al mercato in questa operazione. Poi, come sempre, io vi aspetto nei prossimi esercizi, fateci sapere se vi sono piaciuti e soprattutto se siete riusciti ad entrare nella soglia Gold oppure vi siete sbagliati, ma non vi preoccupate che ci rifaremo con i prossimi. Grazie mille Noemi, preziosissima come sempre. Fateci sapere, mi raccomando, i risultati dei vostri esercizi qua sotto nei commenti. Vi rammento che durante le nostre dirette del martedì o del giovedì alle 2:30 vi è la possibilità di partecipare direttamente all'interno dei nostri studi. Per farlo dovete prenotarvi scrivendo una mail a info@assistenzabrokers.it e ricordarvi di portare il computer, la mascherina e le cuffiette. Ma i nostri uffici sono troppo lontani dalle vostre case, l'estate rende impossibile gli spostamenti per il troppo calore, non disperate, perché l'amministrazione consente di partecipare a una delle nostre dirette da lunedì e venerdì alle 2:30 e per farlo sarà sempre necessario prenotarsi inviando una mail a info@assistenzabrokers.it. Ma come dice sempre il mio collega Davide, le sorprese d'Assistenza Brokers non finiscono mai. L'amministrazione infatti vi concede una fantastica promozione a tutti quelli che andranno ad acquistare il Trading Club prima dell'11 settembre. Sarà infatti concesso il 30% di sconto sul club prescelto, un accesso immediato e infine un'estensione del periodo. Le mensilità saranno quindi rendicontate a partire da settembre. Un mese ve lo offriamo noi. Ma se avete ulteriori domande, dubbi, non esitate a contattarci. Potete chiamarci o trovate tutti i contatti qui sotto in descrizione. Per oggi è tutto, io vi ringrazio da parte di tutto il team di Assistenza Brokers e Alpha for All e vi invito a continuare a seguirci. Vi aspetto domani, una buona serata a tutti, ciao!